Cosa dire, anche questa è andata. Speravamo con la Paganese di poter fare un risultato positivo, non ci siamo riusciti. Per la verità, mai come oggi si è dimostrato che in questo campionato potevamo benissimo starci. La Paganese pochissima cosa, ha trovato solo un gol ed è stata per lunghe tratte della partita in balia della nostra squadra. Pur modestissima, pur ridimensionata dalle partenze di Longo, di Sepe, quindi questo ancora di più aggrava il rimpianto per quello che poteva essere il nostro campionato e non è stato, per tutta una serie di vicissitudini che ben sappiamo, prima fra tutte l'esilio a Siracusa, che è stata la mazzata che ha costretto poi i nostri ragazzi a giocare sempre le gare interne nel silenzio del Desimone. Cosa dire della partita? Come dicevo, è stata una partita con moltissime occasioni da parte dell'Agras e non sfruttate sempre voi per incapacità, voi per difficoltà oggettive, cercare di rimontare sempre, essere svantaggio sempre non è una bellissima cosa. Abbiamo l'attacco che è più scarso del girone, così come la difesa che purtroppo subisce. Non è colpa dei ragazzi che hanno disputato oggi una partita egregia, veramente ci hanno messo tutto quello che aveva. Giorno 31 si chiude il calciomercato. Parlare di calciomercato in questo contesto, in questa cosa, sembra una favola. Però chissà che in questi 2 o 3 giorni qualcosa di miracoloso non avvenga a livello societario e che possano arrivare dei nuovi elementi che ci possano portare a disputare questi almeno i play-out per la salvezza. Ormai dico, siamo a redenzione, diciamo in latino, siamo alla fine di tutto il percorso di questa Via Crucis, così come l'abbiamo spesso definita. Aspettiamo questi 3 giorni. Il 1º febbraio sapremo se ci saranno sviluppi ulteriori, dobbiamo rassegnarci a un lento declino. Perché se non arrivano rinforzi la squadra sicuramente non ce la farà come cifra tecnica e difficilmente potremo disputare i play-out. E quindi, mentre per la società si può attendere, però dico, bisogna rassegnarsi alla retrocessione. Se per la società possiamo attendere anche ben oltre il 31 gennaio, per l'aspetto tecnico è chiaro che chiusa la campagna di calciomercato ufficiale, resterebbero solo qualche svincolato così. Ce ne saranno tanti, molti dicono, ce ne sono tantissimi disoccupati, si possono prendere tra le liste, però se non giocano, anche se si sono allenati, chissà che rendimento potrebbero dare nell'immediato. Comunque, in attesa di sviluppo, ormai siamo alla fine e vedremo quello che accadrà.